Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra. Anche gli uruguaiani che rientrano, e peraltro rientrano con le orecchie basse, tra poco saranno parte del Cagliari, ma un Cagliari che non ha trovato energia, probabilmente almeno per quanto riguarda questa componente che ci lega all'Uruguay, in queste due partite che hanno caratterizzato questa 10 giorni di trasferta da parte dei 4 giocatori rossoblù. È stata una partita persa male, quella contro il Brasile, dopo aver perso male anche contro l'Argentina. Una partita senza storia, perché dopo 20 minuti si era già sul 2-0 al passivo per i gol di Neymar e Rafinha, e quindi un Uruguay che ha dovuto fare i conti immediatamente con quella che è stata una gara in cui sono stati schiacciati dall'avversario. In campo fin dall'inizio c'erano i due difensori, anche se uno dei due per noi non è un difensore ma è un attaccante, un centrocampista, e cioè Nandez schierato nella corsia di destra e poi al centro invece è Godin. Godin è stato tra i nostri quello che ha fatto gli interi 90 minuti, invece l'esperimento di Nandez come terzino destro non ha convinto, tanto che in avvio di ripresa è stato sostituito da Cáceres, che è entrato al suo posto in un triplo cambio disposto da Tabárez. Pensate, fuori Nandez, Vigna e Della Cruz per far entrare Cáceres, Piqueres e Torreira nella speranza di riaprire il match che si è chiuso nel primo tempo per 2-0. Quindi anche Cáceres ha fatto 45 minuti, così come Nandez. Arrivano con un peso relativo, soprattutto Cáceres e Gastón Pereiro, che non ha giocato per niente, e invece particolarmente affaticato sarà Godin, proprio il giocatore sul quale dobbiamo puntare in difesa, considerata la carestia di difensori Valukiewicz e Cipitelli a mezzo servizio, Carboni che è rientrato dopo anche lui l'esperienza con la nazionale, non ha faticato particolarmente, e con Altare a questo punto, Licoyan da difensore a terzo difensore, pronto a essere schierato. Insomma, per Mazzarri le cose non sono così rose, perché ritornano 4 giocatori, ritornano stanchi, ritornano delusi, e speriamo che possa recuperare immediatamente. Si dice spesso che la partita potrebbe essere la partita di riscatto. Sì, la partita di riscatto, però abitualmente la prepari e hai dentro la forza per poterti riscattare. Qui dobbiamo fare i conti anche con la fatica accumulata non solamente nelle partite giocate, ma anche in questa trasferta, che sarà una costante purtroppo in tutto il campionato e che doveva essere valutata anche questa nel corso dell'estate per quanto riguarda poi le energie da giocare. È vero che Godin non si voleva tenere, è vero che Nandez era il giocatore che si voleva far partire, probabilmente sarebbero stati solamente due i giocatori rimasti uruguaiani nella rosa del Cagliari, ma sta di fatto che alla fine ce li hai e con questi devi andare avanti. La Sampdoria certamente non ha avuto questi problemi durante questi 10 giorni. Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra.